È un momento importante perché questo casello che rievoca, voglio dire, proprio la vecchia Treviso Ostiglia è stato risistemato e oggi lo consegniamo a FIAB perché possa diventare un hub di informazione regionale per tutta l'attività del cicloturismo in generale. Uno spazio di 30 metri quadri al piano terra, una prima stanza che fa rinascere oggi il casello di Barbano a Gresignano di Zocco. Al chilometro 55 del tracciato della ex ferrovia Ostiglia-Treviso, soppressa nel 59 e trasformata in ciclovia, sorge ora un hub strategico a livello regionale. Beh, il progetto strategico è il Green Tour. Questo è un hub che sarà veramente punto di riferimento per i cicloturisti. Speriamo sia veramente un motore che metta in moto anche un indotto turistico importante e soprattutto in questo momento ne abbiamo assolutamente bisogno. È destinato ad essere punto di incontro informativo per i tanti viaggiatori che torneranno a pedalare nell'area iberica. Un edificio acquisito integralmente dal comune che da Rudere si candida a diventare un prestigioso punto di riferimento del cicloturismo veneto. Oggi sono felice perché nel 2009 abbiamo avuto questa visione e che poi porta a compimento oggi con questa prima parte di consegna di locali a FIAB e quindi sono felice perché la visione che 10 anni fa abbiamo dato attraverso l'acquisto appunto di questo casello, pensando a quello che potrebbe essere diventato nel futuro, oggi lo vediamo già concretizzato. Saranno un luogo dove la FIAB stessa promuoverà quello che è la bicicletta, il sano utilizzo e quello che è anche una mobilità sostenibile.